Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove vado a fare un confronto tra i mini Frolic Manzo e Crote che ho già recensito e quindi avete la recensione completa con i Frolic Manzo e Crote normali. Sacchetto questo da un chilo, questo sacchetto da un chilo e mezzo e poi vedremo che anche la crocchetta diciamo deve essere di dimensioni diverse, ma visto che nell'altra recensione non sono andato a pesare il sacchetto, allora qui rifacciamo la tara alla bilancia 0, ok, andiamo a vedere mini Frolic peso 970, quindi leggermente meno di un chilo. Allora, i Frolic normali invece che sono in questa confezione ma appunto non hanno l'etichetta perché comunque arrivano dentro un cartone con più confezioni. Dunque vediamo il peso, che dovrebbe essere un chilo e mezzo. Allora così non è dritto, che l'ho provato prima, era più di un chilo e mezzo. Ecco, leggermente superiore al chilo e mezzo, 1,503 kg. Bene, ora cosa andiamo a fare? Allora, andiamo ad aprire entrambe le confezioni e andiamo a pesare appunto, andiamo a contare quante crocchette ci sono in 100 grammi. Di queste l'ho già fatto e quindi andiamo a rivedere nell'altro video. In questo invece lo facciamo adesso, quindi prendiamo questo, rifacciamo la tara, apriamo la confezione di Frolic, quindi apriamo la confezione, prendiamo le forbicine, eccoci qua, seguiamo la linea indicata, bene, seguiamo la linea, bene, ottimo, andiamo ad aprire. Anche qua abbiamo la confezione che si può aprire e chiudere. Ecco, non li avevo mai visti, ma visti così sono veramente enormi. Allora, rifacciamo la tara. Ok, sono enormi. Sono queste crocchettine, quel crocchettone qua. Allora, andiamo a vedere 100 grammi. 1, 2, 3. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 25. 25 crocchette, un po' più di 100 grammi. Andiamo a farne 200 visto che vediamo. Allora, 25, vediamo se sono 100. 27, 28, 29, 30, 32, 34. 6, 38, 40, 42,
4, 96, 48, 50. Sì, 50 sono circa 200, 49, sì. Facciamo 49, va per 49 200 grammi. Bene. Adesso, allora, per li rimettiamo dentro. Apriamo l'altra confezione così che possiamo vedere il confronto che possiamo avere. Tra le due. Quindi questa è una crocchetta di questo, facciamo la tara. Bene, apriamo anche l'altro. Apriamo l'altra confezione. Eccoci qua. Andiamo a vedere l'altra confezione. Mettiamola senza romperla, vediamo se riusciamo. E il confronto è questo, quindi praticamente il doppio. Allora vediamo qua, scusa, allora 0,15 e questa 0,05, quindi è più del doppio, più del doppio. Questa è una e questa è l'altra. Questa e questa. Bene, adesso le andiamo a provare sul campo. Bene. Eccoci alla prova pratica del confronto tra i mini Frolic manzo e carote e Frolic manzo e carote, quindi una sfida in casa. E quindi allora adesso partirò con i mini Frolic e quindi farò così, quindi uno, poi dopo quando utilizzerò i Frolic normali farò così, due, così vedete la differenza di quanto il cane ci mette a masticare, insomma, che è un po' quella la differenza, ecco, perché la forma è esattamente la stessa, la composizione, quindi gli ingredienti sono gli stessi, cambia solo la grandezza della crocchetta. Bene, partiamo, andiamo, bella. Vieni bella, vieni, brava, brava.
Allora, eccoci qua. Sinceramente mi hanno stupito, nel senso che il cane li mangia con una voracità uguale, non sembra che non ci sia differenza, e questo molto probabilmente è dato dal fatto che sono delle crocchette semi-umide, e quindi anche se sono enormi il cane se le spazza via velocissimamente. Chiaramente abbiamo un cane di medie dimensioni, mediamente vorace, perché la Deep non è come un Labrador che le mangerebbe ancora più velocemente. Quindi la differenza chiaramente sta nel fatto che, insomma, se si fanno sessioni di addestramento lunghe, il cane insomma ne mangia parecchie. E poi anche una questione poi di costi, anche se devo dire che ho acquistato le Frolic normali perché erano in gran sconto e c'era un costo al chilo che era veramente esiguo, bassissimo, ecco, confronto alle mini Frolic. Quindi magari poi andiamo a fare anche un confronto di questo tipo dentro con il solito foglio Excel. Benissimo, vediamo dentro. Eccoci ai dati del confronto, come promesso. Allora, partiamo con i mini Frolic, dove abbiamo una busta da 1000 grammi con la chiusura ermetica. Il costo attuale che ho pagato con l'acquisto di una confezione con più buste, la busta costava 5,74. E i premi verificati nel video recensione sono 520 nella busta. Quindi il peso di 100 premi è 192 grammi circa. Il costo ogni 100 premi è di 1,10 euro. Il tipo è quindi semi-umido. L'appetibilità ho dato un voto di 8. Come genuinità ho dato un voto di 6. Le chilocalorie non sono fornite, la forma della crocchetta mi piace molto, quindi ho dato un voto di 9. Andando alla confezione da 1,5 kg, quindi manzo e carote 1,5 kg, Frolic normale, il costo attuale della busta da 1,5 kg con lo sconto era di 4,70 euro. Il costo al chilo diventa di 3,13 euro. Numero di premi nella busta 372, il peso per 100 premi di 400 grammi, quindi insomma non si può dare 100 premi a un cane che diventa più del pasto giornaliero quasi. Comunque il costo sarebbe di 1,26 euro, semi umido, appetibilità sempre 8 perché abbiamo detto che l'etichetta è uguale, quindi vi invito, se vi interessa l'etichetta, ad andare a vedere il video precedente, anche se l'analisi dell'etichetta completa è solo per chi acquista il corso nutrizione del cane e cosmesi per il benessere e migliori performance del cane. Forma della crocchetta ho dato 6. Ecco, quello che si può fare è tagliare a metà o anche in tre la crocchetta, visto che è un semi umido, quindi si taglia con abbastanza facilità. Ho fatto anche un video dove vi mostro che si può tagliare facilmente. Allora, vediamo se è possibile tagliare in due la crocchetta e se lascia dei residui, se è comodo, quindi vediamo. Allora, sì, è abbastanza dura, però si taglia, devo dire, bene, anzi, si può tagliare anche in tre parti, vedete? Lascia un po' di residui, ecco, quello sì. Quindi il costo per la busta rimane inalterato, anche il costo al chilo, però il numero di premi diventa il doppio
quindi da 372 ho 744 premi e il peso per 100 premi diventa 200, il costo è di 0,63 e il resto diciamo inalterato, dato forma crocchetta ho dato un 8 perché diventa diciamo molto più gestibile, ecco, come cosa. Addirittura si può tagliare in tre, dopodiché diventano 1000 e più di 1100 premi con un costo a 0,42. Si può fare la stessa cosa con mini frolic, cioè tagliare in due la crocchetta, e quindi ho a disposizione non più 520 premi ma 1040 per un peso di 96 e un costo per 100 premi di 0,55. Quindi ora avete molte più informazioni per poter utilizzare questi due premi. Perfetto, quindi quello che si può fare è tagliare a metà le crocchette e dei mini frolic, e quindi si avrà un costo di 0,55 e 100 premi. E ho dato un voto inferiore perché insomma mi trovo molto bene con la forma e con la grandezza dei mini frolic così come sono, quindi anche se diciamo si possono sicuramente tagliare comodamente, diciamo che non è l'opzione migliore. Quello che si può fare anche è utilizzare i mini frolic come premio principale e come jackpot utilizzare i frolic normali. Si può fare anche un mix delle varie cose, non so, tagliando in tre i mini frolic e i frolic normali e poi dare i frolic normali come jackpot. Si possono diciamo fare diverse combinazioni o anche fare diverse combinazioni con altri tipi di premi. Perfetto, con questo ti saluto, ti chiedo appunto di iscriverti al canale e di spuntare anche la campanellina se non l'hai ancora fatto. E se ti interessa approfondire sempre di più questi argomenti, ti consiglio anche di iscriverti al corso Uomo Cane per la nutrizione e la cosmesi del cane per il benessere e migliori performance. Un saluto!